Lui è Johnny, è un Volkswagen T2 del 1977, è da circa 4 anni, mi accompagna in tutte le mie avventure. Nasce come mezzo da lavoro, a differenza dei modelli camper allestiti dalla Westfalia. Quindi, come potete vedere, è senza le finestre, rimane chiuso, ha solo una finestra posteriore, come vi farò vedere dopo. Le sue dimensioni sono abbastanza contenute, di lunghezza siamo sui 4,50 m, partendo dal paraurti anteriore a quello posteriore. Quindi è un mezzo molto piccolo e compatto, molto comodo per spostamenti tattici nei boschi e nei luoghi più impervi. Ha anche un'ottima altezza da terra, siamo a circa 30 cm da terra, quindi a mio parere ha delle buone doti fuoristradistiche. Una gran figata. Di motore un 1.6 benzina raffreddata d'aria, posizione posteriore, quindi trazione posteriore. Una gran comodità quindi anche quando si affrontano le salite più impervie su sterrati ripidi. Questo evita di trovarsi in situazioni in cui le ruote slittano per mancanza di aderenza, perché la trazione posteriore aiuta parecchio in determinate situazioni, a differenza della trazione anteriore che in fase di salita si ritrova scaricata dal peso e quindi slitta molto più facilmente. È capitato diverse volte di affrontare delle strade di montagna che non mi sarei mai aspettato di riuscire ad affrontare. In alto a destra vi lascio il link del video in cui siamo saliti in cima al Monte Linas, delle salite veramente ripide. Quando ci siamo incontrati per la prima volta, nel lontano 2013, ovviamente le sue condizioni non erano queste, ma oltre ad essere di un altro colore, era giallo, era pieno di buchi di ruggine ovunque, quindi necessitava di un restauro abbastanza intensivo. Per questo ci sono voluti circa 5 anni di lavoro. Ci ho lavorato io personalmente. In alto a destra vi lascio anche il video del restauro totale perché fosse interessato a vederlo. E ora basta chiacchiere e andiamo a dargli un'occhiata. Allora, la prima cosa che possiamo notare osservandolo dall'esterno è il grande portapacchi posizionato sul tetto. È un portapacchi in acciaio inox, realizzato da un fabbro su misura. Ho cercato di rispecchiare un pochino le forme, le caratteristiche dei portapacchi originali che nascevano appositamente per questi mezzi, però me lo sono voluto far costruire in una maniera un po' particolare in modo che fosse un pochettino più resistente e anche più comodo per caricare attrezzature, in quanto io comunque, come potete leggere da questa scritta, svolgo anche spettacoli in bici, quindi necessito di dover caricare delle strutture particolari sul tetto, che sono abbastanza pesanti e abbastanza grandi. Quindi serve che sia un portapacchi molto resistente e soprattutto che la superficie sia piatta e non curva, a differenza di quelli originali. Allora, per salire sul tetto utilizzo questa piccola scala telescopica acquistata su Amazon, trovate il link in descrizione. È molto veloce e semplice da aprire. Quindi faccio così. Eccoci qui sul tetto, la prima cosa che notiamo appunto è che io ho questo portapacchi, oltre a utilizzarlo per le mie attrezzature da lavoro sportive, lo utilizzo pure per fissare il pannello solare, è un pannello solare da 120 watt policristallino, acquistato anche questo su Amazon, trovate il link in descrizione. Qui nella parte posteriore, come potete vedere, ho fissato la ruota di scorta. Che inizialmente era all'interno del mezzo, ma ho dovuto mettere qua dentro, vi farò vedere dopo il perché. Qui abbiamo dei cuni livellatori in legno, super artigianali, tubo dell'acqua che va inserito all'interno di questo bidone da 25-30 litri circa, come potete vedere anche il rubinetto è mezzo spaccato a causa dei rami degli alberi che ogni tanto riesco a prendere. Qua abbiamo piatto doccia artigianale in legno costruito con gli avanzi delle doghe del portapacchi. Abbiamo uno stendino pieghevole, super comodo, dopo vi farò vedere come si monta. È un box doccia pieghevole, che è come se fosse una tenda da campeggio che però sviluppa in altezza verticalmente. Vi faccio vedere subito come si monta questo stendino pieghevole, è molto semplice, si apre in questo modo ed è già pronto. Vado ad appenderlo sulla grondaia del tetto. Voilà. Questa è una vera chicca, il box doccia pieghevole. Ora vi faccio vedere come si monta molto velocemente. Tiro fuori da qua.
possiamo fissarla a terra con dei picchetti, ha tutti i gancetti per ogni angolo, quindi questo ci permette di avere la tenda, il box duce sempre fermo anche in giornate ventose. Lo apriamo queste cerniere così. Ed ecco qua. Da questo lato invece ho montato un piccolo tendalino artigianale, ovviamente, che si apre in questa maniera, attraverso delle cinghiette. Si srotola in questo modo. Così. Di cosa si tratta? Si tratta di un semplice telo con gli occhielli, dovrebbe essere, se non ricordo male, 3 metri per 2, fissato con delle fascette al portapacchi. E questa estremità invece ha un tubo in ferro con delle estremità in cui ho saldato delle barre filettate con dei dadi, dove monterò i piedi per sostenere il tendalino. I piedi sono qua. Quindi si monta così. Entra qua. Svitiamo questo. Inseriamo qua e chiudiamo col dado. Stessa cosa dall'altra parte. Ecco qua. Poi per tirarlo su, andiamo qui. Iniziamo. Ecco qua. Fissiamo così. Poi ovviamente per tenerlo fermo, per esempio in situazioni in cui soffia del vento, c'è questo laccio che posso fissare a terra con dei picchetti e mi tiene il telo ben teso. Ora so che non vedrete l'ora di vedere come è fatto all'interno, iniziamo a vedere subito la parte di guida. Eccoci qua, come vi dicevo prima, questo è un furgone che nasce appunto come mezzo da lavoro, quindi omologato 3 posti. Quindi abbiamo una panca da 2 posti per i passeggeri, un sedile per il guidatore, molto comodo oltretutto questa panca. Qui abbiamo la particolarità del freno a mano che funziona in questa maniera, una gran figata. Leva del cambio, 4 marce. Qui abbiamo un porta oggetti pieno di cianfrusaglie, termometro, autoradio, non vintage ma moderna, con Bluetooth. Strumentazione, contachilometri, molto anni 70. Qui abbiamo un portabottiglio, portalattina, artigianale, costruito da me, molto ignorantemente. Mentre qua sotto il sedile abbiamo un piccolo scompartimento per le attrezzature. Qua il sedile passeggero si solleva e possiamo accedere a questo gavoncino nel quale in origine era posizionata la ruota di scorta. In questo momento io qua sotto tengo estintore, attrezzature varie, chiavi e il riscaldamento. Un riscaldatore diesel, il cosiddetto Cinebust, posizionato sotto il sedile di guida. Dietro il sedile di guida invece ho posizionato questo piccolo serbatoio da 10 litri per il diesel che serve ad alimentare la stufa. Ho dovuto installare questo serbatoio in quanto il motore del furgone è alimentato a benzina. Qui vicino allo sportello invece ho posizionato questa piccola torcia, sempre utile quando si va in esplorazione, sempre a portata di mano durante la guida. Qui invece in questo sacchetto ci sono delle piccole zanzariere molto utili d'estate da montare nei finestrini anteriori. Ho posizionato queste strisce di velcro qua nei lati dello sportello, sia a destra che a sinistra. Sono una sorta di calzino. Attacco qua e attacco qua. Abbasso il finestrino. Ad estate posso tenere aperto il finestrino senza problemi di zanzare. Ora andiamo a vedere finalmente la parte abitativa nella parte posteriore. Cosa ci ritroviamo davanti prima di tutto? Allora, qua abbiamo un tavolino
che si apre in questa maniera, molto veloce, grazie a queste staffe che ho posizionato sotto, quindi anche per richiuderlo è altrettanto veloce. Qua sotto invece ho posizionato una luce LED e mi va a illuminare l'interno di questo gavone, dentro il quale metto le scorte di cibo, bottiglie, tutte queste cose qua. Qua abbiamo una piccola pedanina costruita sempre in maniera artigianale. Questa serve come supporto per poggiare i piedi per salire rapidamente sul tetto. Quindi dispongo sia della scala che di questo supporto. Questo supporto lo uso per salire appunto rapidamente, mentre la scala la utilizzo quando devo caricare delle attrezzature particolarmente pesanti. Qui abbiamo il mobile principale. Ci tengo a precisare prima di tutto che i mobili all'interno del van non sono fissati in maniera permanente, ma sono tutti facilmente amovibili. Per esempio questo mobile è legato, non è avvitato. Nel mobile principale abbiamo scorte di cibo nella parte inferiore, scorte di cibo anche qua. Qua abbiamo un fornello da campeggio, quindi questa è la mia cucinina. Fornello portatile che al momento di cucinare vado a posizionare qua sopra. Da questo lato invece, ecco qua di tutto, da questo lato invece abbiamo spazzatura, bidoncino di acqua da 5 litri, acqua potabile, pentole e accessori vari. Qua sopra invece ho posizionato un lavandino, molto minuscolo, ma che alla fine vado a utilizzare solo nelle situazioni di emergenza o la notte comunque, mentre di solito uso il bidone dell'acqua posizionato all'esterno. Si attiva tramite questo pedale, quindi non c'è bisogno di toccare nulla con le mani. L'acqua viene pescata da questo bidone posizionato qua al lato del mobile. È un bidone da 15 litri, all'interno del quale c'è una pompa a immersione che fa pescare e porta l'acqua al rubinetto. Da questa parte abbiamo un inverter da 600 watt a onda modificata, che uso molto raramente, però può sempre tornare utile. Qua abbiamo lo Scotex, portabuste, sempre a pronta disposizione. Qua abbiamo il computerino del riscaldamento, a proposito trovate il link in descrizione per chi fosse interessato ad acquistarne uno uguale, lo trovate su Amazon. E qua sopra invece abbiamo la mensolina dove posizionare le spezie, i bicchieri, tazze, il tè, tutte queste cose qua. Qua abbiamo la panca, che è un bellissimo divanetto, possiamo sollevare, qua c'è un enorme gavone, ci possono stare appunto pentole, sedie, tutte scorte varie di ogni tipo di attrezzatura. Qua abbiamo un tavolino, sempre artigianale, costruito da me, va fissato questo supporto, così. La possibilità di poterlo utilizzare sia fuori che dentro, in qualsiasi posizione. Qua all'alto invece abbiamo un altro mobiletto, sempre costruito in maniera artigianale, molto molto semplice, dove abbiamo un armadietto per i vestiti. Riesco a farci stare qua dentro le scorte d'abbigliamento per circa una settimana. Questo arriva a una profondità più o meno così, mentre al di sotto invece abbiamo un altro piccolo spazio per stivare robe che magari uso meno di frequente, accendifuoco, buste, attrezzature varie. Qui abbiamo un altro taschino, costruito come al solito in maniera artigianale, perché qui come potete vedere è quasi tutto artigianale, quindi abbiamo vabbè ciabatte, scopettina e robe varie. I pannelli che ho utilizzato per le pareti sono di materiale MDF, sono dei pannelli da 5 mm se non sbaglio, sono molto leggeri, lavabili, quindi non accumulano la polvere. Prima di posizionare questi pannelli ho eseguito una coimentazione con dei fogli di polistirolo da circa 4 cm di spessore. Allora, per quanto riguarda la panca mi sono dimenticato di dire che si può trasformare rapidamente in un comodo letto. Basta tirare qua sotto, lo schienale si abbassa e diventa tutto un piano unico dove si può dormire comodamente anche in due persone. Per stabilizzare la parte anteriore del letto ci sono questi due piedini agganciati con dei bottoni automatici. In questa maniera, così. Allora, nella parte posteriore invece ho posizionato le casse dell'autoradio. Qui abbiamo delle prese USB e 12 volt con attacco accendisigari. Qui abbiamo delle prese d'aria
collegate con l'esterno per arieggiare. Durante l'estate sono molto comode, comunque non avendo dei finestrini. Qui dietro invece abbiamo il portellone, l'unico finestrato al quale possiamo accedere nella parte posteriore del letto, in cui abbiamo il resto del mobile. Quindi qui abbiamo un altro armadio per i vestiti, qui abbiamo una piccola libreria dove ci metto anche delle luci. Qui abbiamo un ventolino da attaccare alla presa USB per l'estate. Qui abbiamo un regolatore di carica MPPT del pannello solare. Vi lascio magari il link in descrizione del video in cui parlo di tutto l'impianto elettrico del pannello solare. Qui sotto invece abbiamo il vano motore. Quindi abbiamo motore, come dicevo, 1600 benzina, raffreddato ad aria. Le prese d'aria sono posizionate lateralmente nelle parti alte, come avrete visto prima. Qui ai lati abbiamo le batterie, quindi qui abbiamo la batteria del motore a destra, e a sinistra abbiamo la batteria servizi, che è una GM da 100 A. Anche qua ho posizionato una luce che mi può illuminare il motore. È un motore molto semplice, è stato progettato per essere semplice e funzionale, quindi necessita di pochissima manutenzione. Ha solo 50 cavalli, quindi non è molto potente, però posso garantire che è abbastanza affidabile. Quindi la velocità di crociera che posso raggiungere è di circa 90 km/h. Non è una grandissima velocità, però per l'utilizzo che ne faccio io va più che bene. A me piace viaggiare lentamente, non ho bisogno di un mezzo che corre, ma ho bisogno di un mezzo che mi possa portare a destinazione ovunque io voglia andare senza grossissimi problemi. Per quanto riguarda la questione doccia, in tanti mi chiedete se ho la possibilità di poter fare la doccia all'interno del van. Quindi, oltre a poterla fare fuori tramite utilizzo del box che vi ho fatto vedere in precedenza, sì, ho la possibilità di poterla fare anche all'interno del van. Tutte le risposte alle vostre domande sono all'interno di questo kit segreto del quale vi parlerò in un prossimo video. Non possiedo il bagno all'interno del van. Al momento preferisco servirmi della natura. Ovviamente ci sono dei sistemi per poter fare i propri bisogni all'aperto, senza sporcare niente, perché ovviamente andare in bei posti e trovare tutto sporco di fazzoletti e robe varie fa schifo anche a me, farebbe schifo a tutti, immagino. Basta attrezzarsi di paletta, se si scava un buco in terra si fa quello che si deve fare, pietra sopra, si ricopre, e la carta ovviamente si riporta via all'interno del van e si butta la spazzatura. Al momento non mi va l'idea di possedere un WC chimico all'interno del van per questioni di spazio. Ritengo di poterne fare a meno senza problemi. Eccoci, questo van tour è giunto al termine. Spero che il video vi sia piaciuto, possa esservi stato utile. Se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video. Noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!